variante al piano regolatore il comune si sottrae alle imposizioni del prefetto sull'accoglienza diffusa. Si crea un precedente? L'ospedale di Latisana si rilancia dal 5 marzo, pronto soccorso pediatrico H24 e Bolzonello. Potenziando il polo ci sono le basi per riaprire il punto nascita. Notti gelide in regione, 80 e senza tetto a Udine, il comune corre ai ripari con 3 dormitori a Gorizia, migranti negli uffici della Caritas, treni in tilt. Magda Pozzo e Cristina Nonino, protagoniste a Milano in un convegno sul cambio generazionale. L'Udinese lavora sulla rapidità per attaccare la Fiorentina, Scuffetta e Zampano in campo nello stage della nazionale. Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento serale con l'informazione di Udine News. Tra poco tutte le notizie di oggi con l'emergenza gelo in primo piano, perché ci sono situazioni critiche in regione. Oggi tra l'altro è stata una giornata tremenda per i treni, e poi il caso di Fogliano che ha studiato un escamotage, l'abbiamo definito così nei nostri titoli, per dire no all'accoglienza dei profughi. E poi una pagina importante che riguarda la sanità, come sempre la politica, la cronaca, tutto questo in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Giorgia. Buonasera Nicola. Le ultime che riguardano invece l'Udinese, ci colleghiamo subito con Maurizio Ferrari. Buonasera Giorgio, buonasera Nicola e buonasera a voi che ci seguite anche questa sera. E faceva freddo e molto anche sui campi del centro sportivo di Nobruseschi. Due sedute per l'Udinese nella giornata odierna, la prima alle 10.30 divisa in due gruppi, il primo gruppo quello della difesa è uscito prima, il secondo poco più tardi. Nel pomeriggio invece spazio per tante partite alla pressione, ci racconta tutto Stefano Giovanpietro. Doppia seduta di allenamento questo mercoledì per l'Udinese di Massimo Oddo, che mette nel mirino la Fiorentina di Stefano Pioli, che arriverà qui domenica pomeriggio alle ore 15, un cammino che ricomincia appunto dopo 3 sconfitte consecutive contro i Viola. Notizia del giorno anche relativa ad alcuni spostamenti di orario della squadra bianconera. Già si sapeva di Udinese Sassuolo che si giocherà di sabato alle ore 18, spostata anche al sabato alle ore 15 Cagliari Udinese, e per ora domenica alle ore 18 Udinese Lazio, squadra che però è concentratissima sulla prossima gara di campionato, da non fallire per non rimpinguare il numero di sconfitte, ma anche per riprendersi quel decimo posto che la Fiorentina ha strappato proprio con l'ultima vittoria contro il Chievo Verona. Questa mattina abbiamo documentato una seduta incentrata molto sui movimenti tattici, soprattutto per reparti, prima la difesa e poi l'attacco. Si sono mossi insieme a Massimo Oddo anche per porre rimedio ad alcune criticità che sono emerse nelle ultime reti subite, soprattutto quelle di Belotti e Zapata, che sono sembrate essere praticamente identiche e assolutamente da evitare nelle prossime gare. E questa mattina si era allenato anche con il gruppo con questi movimenti tattici Valon Berami che in realtà poi nel pomeriggio invece non si è aggregato al gruppo e ha fatto un personalizzato, quindi ancora un minimo di incertezza sulle condizioni dello svizzero e sulla sua disponibilità contro la Fiorentina. In caso contrario sempre pronto e scalpitante Andrea Balic, oggi molto ispirato nella seduta pomeridiana, come vedete alle mie spalle partitelle a pressione a metà campo con alternanza di soggetti all'interno del campo, che ha fatto vedere davvero delle grandissime giocate anche di alcuni singoli. A proposito di singoli ancora assenti dalla seduta, Lasagna che prosegue il suo iter riabilitativo, ma anche Danilo che, come detto, sarà fermo per circa 3 settimane e quindi si scalda Angella per sostituirlo presumibilmente al centro della difesa, dove c'è da rimpiazzare anche Struger Larsen, che sarà squalificato e appiedato dal giudice sportivo. In conclusione, proprio per quanto riguarda la situazione disciplinare, è entrato invece in diffida oltre a Barak anche Jakub Jankto, quindi le due mezzali cieche dalla gara contro la Fiorentina rischiano la squalifica, dovranno sicuramente stare un po' più attenti. Programma che proseguirà per tutto il resto della settimana fino al pomeriggio di domenica, alla sfida, come dicevamo, alla Fiorentina. Domani dunque seduta di nuovo mattutina tradizionale, ma alle ore 12. A proposito poi dei nostri giocatori, una parte dei giocatori ovviamente non c'era perché impegnata nello stage della nazionale. Allora vi mostriamo quelle che sono alcune immagini proprio di questa partita. Quella con la Fiorentina Primavera che si è tenuta questa mattina alle 11.30. Erano presenti i nostri Scuffet e Zampano. Zampano che è stato schierato nel primo tempo, tra l'altro con Alex Meret, portiere in prestito alla SPAL. Scuffet che invece
è subentrato al compagno nel corso del secondo tempo. In campo anche per la Fiorentina Benassi e Chiesa, sempre nella prima frazione, autori tra l'altro di una rete a testa, e Biraghi nella ripresa. 8-0 il computo della prima frazione, 10-0 invece il risultato finale di un match che non ha avuto grande storia, però di fatto un primo assaggio quantomeno per Scuffetta e Zampano dell'incrocio con la Viola, seppur con la Primavera. Al termine del match, tra l'altro, ha parlato proprio uno degli elementi di casa fiorentina, vale a dire Chiesa, Federico Chiesa, le cui parole sono state riprese anche dai colleghi di Tutto Mercato Web. Ha parlato ovviamente di quelli che sono i suoi obiettivi nazionali, c'è stato un accenno, un passaggio anche su quella che è la prossima sfida. Ha detto: da domani si torna a pensare a Udine e penseremo partita dopo partita per arrivare più in alto possibile. Ovviamente anche per la Fiorentina non è facile pensare all'obiettivo europeo, anzi la Fiorentina dovrà cercare di rintuzzare proprio l'assalto dell'Udinese per tornare nella colonna di sinistra. Abbiamo parlato di nazionale e allora oggi non si può che parlare di quello che è stato un pilastro della nazionale, vale a dire Dino Zoff. Oggi il suo compleanno, allora vogliamo celebrare questa ricorrenza con la prossima clip. Time to come calculated. Everything we've done, we've upgraded. Now you can't outrun a champion. Now you're facing one. Can you hear them? Yeah, it's all for us. You believe them? Yeah, it's serious. Hear the siren. We're victorious. I'm telling you. Doverosi gli auguri per una colonna dello sport friulano. Chiudiamo così la nostra prima parte, nella seconda invece ci concentreremo sulla GSA che gioca questa sera a Jesi. A voi. Grazie Maurizio, e noi apriamo con il caso di Fogliano Re di Puglia. Fogliano Re di Puglia è il primo comune in regione ad aver trovato un escamotage legale per evitare che la prefettura imponga l'apertura di centri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo. Come? Con una variante al piano regolatore. E ora il rischio qual è? Che altri sindaci percorrano la stessa strada. Il servizio. Primo comune e regione ad approvare una variante che di fatto impedisce l'apertura dei CAS sul territorio comunale. Non si può lasciare mano libera al governo che deregolamenta in maniera selvaggia queste attività, usando praticamente la cupidigia delle cooperative. Questi CAS calati sul territorio, soprattutto di piccole comunità, le vanno a sconvolgere con una regolamentazione di tipo urbanistico. Noi possiamo limitare e vietare questo pericolo. Il comune di Fogliano Re di Puglia è già riuscito a scongiurare l'apertura di un CAS in un albergo? Sì, certo, nel 2016 una società che aveva rilevato questo albergo aveva reso disponibilità alla prefettura per 60-80 posti. Ci aveva già provato altre 4 volte, se devo essere sincero. Da qui la necessità di avere una difesa sicura e una regolamentazione chiara. Di fatto però i privati che vogliono aprire bed and breakfast o strutture ricettive possono farlo. Siamo stati molto attenti a questo caso.
noi abbiamo regolamentato e vietato solo le attività ricettive di tipo sociale, che è quello che fanno le cooperative con i centri di accoglienza. Altri comuni vi hanno già chiesto un consiglio per seguire questa strada? Diversi sindaci, sia dell'Isontino, Monfalcone, Dolegna, ma anche del resto della regione, ci hanno chiesto la delibera. Non è così semplice perché questo è un principio giuridico, è un metodo che è esportabile in tutti i comuni della regione, ma va adeguato al territorio, al piano regolatore di ciascun comune. E questo dunque è la trovata, chiamiamola così, del comune di Fogliano. Ma restiamo in tema richiedenti asilo, perché c'è l'emergenza gelo e a Gorizia la prossima sarà la prima notte senza il tendone in cui venivano accolti, che è stato smantellato. Sì Giorgia, siamo sulle fanpage del Forum Gorizia, che è una delle associazioni che si occupa dell'accoglienza immigrati nella città isontina, e il post è abbastanza duro ovviamente vista la condizione. Che cosa scrivono dalla fanpage del Forum Gorizia? La domanda del giorno è stata: il tendone che ospita i migranti sarà smantellato oppure rimarrà in piedi? Ora ne abbiamo la conferma, il tendone sarà chiuso nonostante l'emergenza freddo. Evidentemente non si tratta di emergenza per il comune di Gorizia, che ha applicato con rigore quanto era stato disposto sin dall'inizio. Il tendone del Contavalle poteva rimanere in piedi 3 mesi, non un giorno di più. E così è stato, quindi la nota polemica del forum. Fra i polemici sui social c'è anche Lucia Calandra, che seguiamo per le questioni goriziane perché è sempre puntuale negli interventi. Sulla sua pagina, che cosa scrive la Calandra, che è una volontaria proprio che si occupa dell'assistenza e accoglienza agli immigrati? Stamattina sono iniziate le opere di smantellamento del tendone di Medici Senza Frontiere, che ospitava, ricordiamolo, 60 persone. Mi auguro che per le istituzioni ci sia ancora il tempo per fermare tutto questo. In questi giorni le temperature a Gorizia sono sempre state significativamente sotto lo zero e non è umano togliere un riparo a questi ragazzi. Ricorda alla fine la Calandra che alla fine sono persone. Sono persone a cui verrà trovata una sistemazione, diciamo così, di emergenza, dormiranno negli uffici della Caritas, insomma nelle situazioni in cui è possibile farli stare senza appunto esporli al gelo di queste notti, in attesa che poi si trovi una soluzione definitiva. Le notti freddissime, anche a Udine i senza tetto sono circa un'ottantina, per i quali, per far fronte all'emergenza di questi giorni, il comune ha attivato 3 dormitori grazie all'aiuto di Caritas e Croce Rossa. Ci ha spiegato tutto l'assessore comunale ai servizi sociali, Nonino. Emergenza freddo, come siamo a Udine sul fronte dell'accoglienza di senza tetto e di eventuali richiedenti asilo senza convenzione? Abbiamo attivi 3 servizi, di fatto uno stabile, che è l'asilo notturno del Fogolar, gestito in convenzione tra il servizio socioassistenziale e la Caritas, che è quello che garantisce tutto l'anno l'accoglienza delle persone senza fissa dimora e dove abbiamo per lo più persone cittadine italiane e anche qualche cittadino comunitario. Da fine novembre, sempre al comune di Udine, però in convenzione con Caritas, abbiamo lavorato per l'emergenza freddo in uno stabile in via Rivis. L'eccezionalità del freddo di questi giorni ha portato poi Croce Rossa, che già gestisce un servizio completamente volontario, partito il 4 dicembre, di accompagnamento notturno, quindi di assistenza notturna, ad aprire un ulteriore punto presso la caserma Friuli. Quindi il tema dell'emergenza freddo ci tocca profondamente, riteniamo che questi servizi stiano facendo un ottimo lavoro di vero servizio alla comunità. Garantire un posto caldo a qualcuno che rischia di morire di freddo è un dovere morale di tutti. Quante sono le persone interessate da questo servizio? Noi abbiamo 23 persone all'asilo notturno Fogolar. Il servizio di via Rivis accoglie qualche richiedente asilo che in questo momento è ancora a Udine e che ha finito il suo percorso di accoglienza e che non ha avuto né il posto allo SPRAR né altre possibilità e quindi non è in accoglienza ministeriale, è per strada e va al ricovero della Caritas. Poi nel ricovero della Croce Rossa questa notte c'erano 8 persone, allora diciamo in tutto 23 più 40 più una decina di persone.
E l'eccezionale ondata di gelo, come la definiva la Nonino, ha creato un sacco di altri disagi anche. Da dove cominciamo? Cominciamo dalle ferrovie, Giorgia, perché questa mattina c'è stato un guasto causato dal gelo, dal freddo, all'altezza della stazione di Barcola, sulla linea che conduce a Trieste, all'altezza di Barcola del quartiere, ecco, per la precisione. E quindi la cosa ha complicato il traffico veicolare, il traffico dei treni per quello che riguarda un po' tutto il Friuli Venezia Giulia. Qui siamo sulla pagina del Comitato Pendolari Alto Friuli, che è sempre puntuale nella recriminazione di quelli che sono i ritardi e le soppressioni, e mentre nei due giorni precedenti, nonostante il freddo, diciamo che la nostra regione si era salvata, tutto era funzionato per il meglio, oggi invece, come potete leggere, i ritardi e soppressioni sono da record. Che cosa scrivono? Continua l'agonia della Sacile Maniago, per la quale si ipotizza un esposto da parte dei pendolari, perché la linea, sappiamo che già è, diciamo, in difficoltà in condizioni di normalità, figuriamoci con questo tempo. E le linee penalizzate sono state la Trieste-Udine, quella che riguarda le Frecce. Andiamo a vedere, a scorrere tutto quello che è stato soppresso, è stato annunciato in ritardo, ritardi fino a 80 minuti, quindi Tarvisio-Udine-Cervignano-Trieste, Trieste-Udine-Venezia, Trieste-Venezia, e la lunga percorrenza con i treni verso Roma, verso la capitale in genere, più un paio di soppressioni, vediamo, sulla Sacile Maniago. Se per le ferrovie la condizione è così critica, non dovrebbe essere lo stesso per quello che riguarda invece le autostrade. Perché? Perché Autovie annuncia che, in previsione delle temperature gelide di domani e della possibile neve, è stato già previsto che 50 persone in servizio domani verranno dislocate in più squadre per gestire i trattamenti dell'asfalto e della pulizia del manto stradale. Quindi per quello che riguarda l'autostrada, almeno in questo caso, non ci dovrebbero essere problemi, così è stato annunciato. E poi ci sono altre immagini che ci arrivano, preghiamo la regia di mandarle subito, che riguardano la laguna. Qui abbandoniamo un po' i disagi e ci spostiamo sul lato romantico della situazione, no? Perché poi ci sono anche così scenari singolari da osservare in questi giorni. Sì, qui si ripropone quanto abbiamo segnalato anche mercoledì scorso all'interno del TG, con l'acqua diciamo salata che si ghiaccia. Qui vedete Lignano sullo sfondo. Se l'altro giorno avevamo visto Trieste all'altezza del Molo Audace e Muggia anche in una zona, appunto, della località in provincia di Trieste, Grado sullo sfondo, questa volta vediamo, tra l'altro a Grado ci andiamo io e te, quindi dovrei anche sapere riconoscerla, no? Invece ho il gelo mi ha fregato. Qua il ponte di Grado non si può confondere. Immagini comunque bellissime, insomma, molto belle, al di là molto dei disagi del freddo che proviamo tutti, sono immagini singolari che non si vedono ogni anno, giusto? Esatto. Va bene, da questa visione così romantica del gelo abbandoniamo l'argomento meteorologico e spostiamoci alla sanità, perché insomma oggi è stata una giornata molto importante per l'ospedale di Latisana. L'annuncio è che dal 5 marzo il pronto soccorso pediatrico riaprirà H24, saranno potenziate le risonanze magnetiche e presto ci sarà un padiglione di senologia. Una conferenza stampa trasformata in un dibattito pubblico con al centro il futuro dell'ospedale di Latisana e il destino del suo tanto discusso punto nascita. La presentazione del potenziamento della struttura ospedaliera fissata per questa mattina si è trasformata in un botta e risposta tra amministrazione regionale, comunale, direzione sanitaria e cittadini, pronti a pretendere chiarezza sui progetti in cantiere per il nosocomio. Durante il dibattito, infatti, si è aperto uno spiraglio sulla possibile riattivazione del servizio, sempre più vicino grazie alle novità in arrivo da lunedì. E abbiamo previsto per l'ospedale di Latisana, disegnato una nuova mission che lo ricolloca come ospedale di riferimento nell'ambito del panorama regionale degli ospedali di rete. Attiveremo dal 5 marzo il pronto soccorso pediatrico H24, ci sarà l'istituzione di un nuovo primario della struttura di anestesia e rianimazione con l'attivazione di 4 posti letto di terapia intensiva, con la costruzione e realizzazione di un'elisuperficie abilitata al volo notturno con possibilità di prelevo ma anche di consegna di pazienti per decongestionare gli ospedali hub regionali.
Il 16 marzo inoltre inaugureremo, sempre qui alla Tisana, la nuova risonanza di 1,5 Tesla e la nuova area senologica con anche l'installazione di un nuovo mammografo. E questa conferenza stampa è stata anche un po' l'occasione di fare un dibattito con i cittadini su quello che è il ruolo dell'ospedale di La Tisana e si è ovviamente tornati a parlare del punto nascita chiuso tra tante polemiche. Ne ha parlato in questi termini Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione. Sentiamo. Oggi le dico che questo ospedale con queste operazioni è in condizione di richiedere di essere un ospedale di rete con tutte le funzioni. Punto. Il giorno dopo, finite le elezioni, chiunque governerà questo territorio con queste funzioni messe potrà andare da quel presidente di giunta regionale, da quella maggioranza regionale a dire: ci sono tutte le condizioni perché tu apri tutto nascita, fai la scelta politica di aprirla o di non aprirla. E quel momento si vedrà. Dirlo oggi sarebbe troppo facile, per me sarebbe facilissimo dire io faccio il candidato, sì, no, lo sapete tutti che mi candido, quindi sarebbe la cosa più facile. Il primo giorno che faccio apro e apro il punto nascita. Sarebbe la cosa più stupida che io potrei fare, ma stupida in senso proprio d'offensiva nei miei confronti. Insomma, avrà questa decisione da prendere il prossimo presidente della regione. Sappiamo benissimo che Sergio Bolzonello è candidato, sì. Non sappiamo se lo è Riccardi, che però ha commentato. Però giusto? Commenta, è un candidato ai commenti sicuramente, sì, perché sì. È esterna come Bolzonello del resto su un sacco di cose, anche da questo si capisce il suo interesse alla poltrona di diciamo presidente della regione. Che cosa dice Riccardo Riccardi? Si riallaccia a quanto affermato alla Tisana da quello che dovrebbe essere, vorrebbe che fosse il suo avversario per Piazza Unità. E cosa dice? A 3 giorni dal voto Sergio Bolzonello pure lo tagga, vedi Riccardi, no? Che social che è. Dopo aver lasciato chiudere alla sua giunta l'area materno-infantile dell'ospedale della Tisana, costata 5 milioni di euro, si serve elettoralmente della sensibilità dei genitori per concedergli il lusso di un servizio di pronto soccorso pediatrico che non darà continuità assistenziale. Oltre al disappunto, chiude Riccardi, per lo sfruttamento delle malattie dei bambini a fini elettorali, sottolineo la distanza da questa che non è più politica. Va bene, anche questa però è politica ovviamente da parte sia di Riccardi che di Bolzonello, per forza. Eh sì, insomma, abbiamo sottolineato più volte il tono abbastanza duro, no? Duro, di polemica sì, in questa duro. Campagna elettorale, sì, molto duro. Va bene, parliamo di altro, anzi rimaniamo nel tema di sanità, perché come nel corso di questa conferenza stampa oggi è stato dato un altro annuncio che riguarda Lignano per garantire le attività di pronto soccorso già dal mese di aprile. Ne abbiamo parlato con il sindaco. La città di Lignano Sabbia d'Oro comincia ad organizzarsi in vista della stagione estiva e inizia da un tema caro a cittadini e turisti, il pronto soccorso. Ad influire sull'aumento del numero delle presenze degli ultimi anni nella località turistica friulana, anche la percezione di sicurezza sul territorio, che va dall'ordine pubblico al servizio sanitario. Motivo in più per avanzare la richiesta dell'apertura anticipata del presidio medico, la cui riqualificazione è costata 4 milioni di euro. Sì, abbiamo diciamo concertato con la regione, con l'azienda sanitaria, la necessità di dare una garanzia sanitaria sul nostro territorio anticipata rispetto anche alle festività che questo anno sono alte, a partire dalla Pasqua che è calibrata nella prima settimana di aprile, e quindi abbiamo fatto una richiesta di apertura del pronto soccorso di Lignano, del punto di primo intervento H24 nei fine settimana del mese di aprile, H24 nei fine settimana del mese di maggio, garantendo ove necessario anche un'apertura diurna nei feriali, e poi con il 1° di giugno fino al 15 di settembre apertura H24 7 su 7 con presenza anche della Guardia Medica Turistica.
Spostiamoci al mondo del lavoro e dell'economia, Nicola. Sì, Giorgia, ci sono due notizie relative proprio al lavoro. Una è tristemente ancora per la Ipobank, dove è stata aperta una procedura per 37 nuovi esuberi. Qui siamo sul sito dell'ANSA che annuncia il procedimento. Il Friuli Venezia Giulia, dicono dalle organizzazioni sindacali, non è in grado di riassorbire un così elevato numero di bancari. Abbiamo chiesto all'azienda di attivare dei contratti di solidarietà coperti con i fondi di settore per avviare un percorso di riconversione in base alle esigenze del tessuto imprenditoriale regionale. Sempre di contratti di solidarietà parliamo per quello che riguarda la Burgo, la cartiera Burgo che si trova nelle vicinanze di Monfalcone. E che cosa è successo alla Burgo? Nella giornata di oggi è stato rinnovato il contratto di solidarietà per 11 mesi, partirà questo contratto il 3 marzo del 2018 e all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla azienda con riferimento al sito per quello che riguarda 121 eccedenze, quindi qui sono 121 le persone in più sulla carta che dovrebbero essere collocate in altri settori, in altri lavori, così. Altri fatti di oggi riassunti nella nostra rubrica La cronaca in pillole, curata da Monica Nardini. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 21.000 articoli di abbigliamento contraffatti di famosi brand, 4.000 circa in provincia di Pordenone, 17.000 a Padova. 11 cittadini stranieri e uno italiano denunciati per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, in parte residenti nel pordenonese, in parte in Veneto. Sequestrati anche 21.700 euro in contanti. Un risultato frutto di vari interventi del comando pordenonese delle Fiamme Gialle a partire dal periodo natalizio, durante il quale erano stati rinvenuti in varie auto centinaia di articoli falsi. Le indagini hanno consentito di risalire ai presunti canali di rifornimento e produzione. I capi sarebbero stati confezionati a Padova, in un negozio di abbigliamento e sartoria cinese. In A28, in corrispondenza del casello di Cordignano, tre malviventi a bordo di un'auto rubata hanno abbattuto nella notte la sbarra del casello e speronato un mezzo dei carabinieri, proseguendo la corsa per alcuni chilometri e dandosi poi alla fuga a piedi tra i campi in zona. Incolumi due militari coinvolti nell'urto. Sull'auto abbandonata dai fuggitivi, risultata rubata un mese fa a Reggio Emilia, è stata rinvenuta refurtiva del valore di diverse migliaia di euro, sottratta a una ditta di Fontana Fredda e a una di Roveredo in Piano. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile. Furto con destrezza ai danni di una 91enne residente a Fontana Fredda. Due sconosciute, apparentemente sui 25 anni d'età, simulando problemi di salute, sono riuscite a farsi accogliere a casa della pensionata e, distraendola, le hanno sottratto alcuni monili e orologi. Si sarebbero allontanate a bordo di un'auto grigia. Una delle due donne, informano i carabinieri, risulta con i capelli rossi. Entrambe, alte circa 1,70 m, con corporatura robusta e pelle olivastra, parlavano con accento dell'Est Europa. Parlavamo dei toni duri della campagna elettorale, poi ci sono anche un sacco di cose curiose in realtà, chiamiamole così. Sì, sì, usiamo un eufemismo. Una delle cose curiose di oggi che ha fatto discutere molto sul web è Dario Fabris, che è un candidato alla Camera nel Pordenonese, che ha pensato bene di rispolverare in occasione dell'appuntamento elettorale della settimana delle elezioni una sua foto profilo con noi soli, e va bene, quella è un'opinione, ma in compagnia di Erik Priebke, che come saprete è il boia delle Fosse Ardeatine. Ovviamente e giustamente si sono scatenate un sacco di polemiche in relazione alla vicenda e la cosa è stata ripresa da tutti quanti. E dall'altra parte invece, sempre a proposito di posizioni, Grasso, presidente, leader di Leaderi, Liberi e Uguali, che cosa fa? Sempre a proposito di fascismo, non partecipa alla tribuna elettorale con Casa Pound, quindi rifiuta il confronto con la formazione che a più riprese si è dichiarata, diciamo, erede del ventennio.
Torniamo a parlare della scuola media Perco di Lucinicco, storia davvero incredibile. Lo sapete, ieri il Comune di Gorizia ha presentato un esposto in procura perché insomma questa scuola, prima incendiata, poi sistemata dal Comune, poi gli alunni rientrano, poi devono uscire perché ci sono insomma così delle esalazioni strane, poi rientrano, poi escono di nuovo, alla fine la scuola viene richiusa e ora il Comune insomma ce l'ha un po' con l'azienda sanitaria, a cui oggi abbiamo chiesto proprio al direttore dell'azienda sanitaria Bassa Friulana Isontina, Poggiana, per quale motivo l'ente ha prima dato il via libera al rientro degli alunni per poi dichiarare l'edificio insalubre e prevedere nuovi monitoraggi. Vediamo. Diciamo che il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda è stato coinvolto recentemente in questa questione. La scuola stava completando dei lavori di ristrutturazione rispetto a un incendio che era avvenuto alcuni mesi or sono. Il Dipartimento si è recato, ha visto i lavori, ha dato alcune prescrizioni di ulteriori lavori con l'impegno di andare a verificare poi i lavori e il controllo dei parametri. A questa seconda visita i parametri che erano stati rilevati da una società addetta a fare queste rilevazioni risultavano regolari, per cui nulla ostava alla riapertura della scuola, se non che successivamente alla effettiva apertura della scuola erano ancora presenti questi odori che al momento della visita peraltro non erano presenti e quindi il direttore del Dipartimento ha effettivamente constatato che la situazione non era come si presentava la volta precedente e ha disposto la chiusura della scuola e il rifacimento dei lavori di sistemazione. Velocemente andiamo ad Aquileia, ne abbiamo parlato nel nostro TG di pranzo, perché da domani 1 marzo l'accesso alla Basilica sarà a pagamento, una novità necessaria a garantire i tanti servizi a cui provvede la società che gestisce l'edificio sacro. E di Aquileia però insomma possiamo parlare in termini anche molto positivi, in termini positivi. I soldini che entrano. Sì, diciamo dovremmo essere sempre in campagna elettorale perché arrivano soldi per qualcosa ogni giorno. La notizia di oggi è che dal CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, arrivano 4 milioni di euro per Villa Dolfin, che è una villa con parco a Porcia, e 3 invece per Aquileia, per il porto fluviale di Aquileia. Quindi bene, speriamo che ci siano ancora campagne elettorali a questo punto. Va bene, parliamo ora di due imprenditrici friulane, Magda Pozzo e Cristina Nonino, che sono state protagoniste al convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Milano per parlare di cambio generazionale. Friuli Venezia Giulia, protagonista ieri a Milano in un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sul delicato tema del passaggio generazionale nell'imprenditoria. L'evento organizzato a Palazzo delle Stelline alla presenza del vice sindaco di Milano e moderato dal giornalista del Sole 24 Ore Mauro Meazza ha visto infatti in prima linea le due imprenditrici made in Friuli Venezia Giulia, Magda Pozzo e Cristina Nonino. Le due imprenditrici friulane hanno analizzato assieme a Francesca Barbaro, Umberta Gnuti Beretta, Paola Lucisano e Francesca Polti il delicato tema del passaggio generazionale nelle realtà imprenditoriali italiane. Io ho avuto, devo dire, una grande fortuna come donna, perché nella mia famiglia mio padre e mio fratello hanno sempre creduto tantissimo in me e quindi a dare anche, secondo me, una preparazione, creare delle strutture con dei manager molto competenti e che hanno delle attitudini, non solo perché si è famiglia, si deve far parte di un progetto, insomma. Nella mia famiglia siamo 3 sorelle, quindi diciamo che il problema delle pari opportunità non si è mai posto. Il nostro papà è sempre stato un uomo di grande apertura, non ha mai posto grandi accenti sul fatto che fossimo appunto donne, e quindi quando io prima mi sono permessa di dire che finalmente mi sono vista riconoscere da mio padre la capacità di essere diventata una brava distillatrice artigiana, beh, per me è stata la realizzazione di un sogno. Come azienda familiare, nel senso, in realtà non sono tante le persone della famiglia che partecipano all'azienda, ma è l'azienda stessa che è una famiglia, è la passione che ci mettono tutti i componenti, i clienti, i fornitori, i dipendenti, il sindacato, è proprio, ci sentiamo l'azienda come nostra. Il coinvolgimento, ma anche proprio credere nel risultato, in un risultato condiviso.
Credo che oggi abbiano messo in rilievo quello che è un valore aggiunto dell'impresa che a volte non viene sufficientemente valorizzato, cioè che dietro i numeri ci sono le persone e che è un passaggio generazionale, non vuol dire soltanto un assetto societario, un passaggio di quote, ma vuol dire anche un passaggio di testimone. È molto intenso il vissuto emotivo che abbiamo all'interno dei cambi generazionali familiari, delle aziende familiari. È anche un'occasione per riaffermare nei confronti della propria famiglia il proprio posizionamento e il proprio ruolo. Quindi, se ben vissuto, è veramente una buona occasione di vita e di futuro. Torniamo allo sport da Maurizio Ferrari. Sì, pronti per fare capolino a Iesi, perché la Pugsa è pronta a giocare quello che è il primo match, quello contro i padroni di casa, valevole per il campionato. Poi ci sarà anche l'appuntamento con la Coppa Italia. Allora, per farci raccontare quella che è l'atmosfera della vigilia, visto che poi la gara sarà anche in diretta su Udinews TV, passo subito la linea a Max Fontanini. Buonasera Max. Ciao Maurizio, buonasera a tutti, siamo in compagnia del GM Davide Michelis. Ciao Davide. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao Mauri. Strade pulite, libere, però ai bordi pieno di neve. Pieno di neve, qui a Iesi è impressionante, insomma, siamo di essere a Cortina da un pezzo. Però qui nel palazzetto è tutto a posto, noi siamo pronti, ci siamo fatti una bella scammellata oggi per scendere qua a Iesi e per vedere, speriamo per vivere insieme una grande partita che deve essere fine a se stessa. Tutte le nostre attenzioni sono rivolte a questa partita, quindi non accetterò nessun tipo di domanda da parte tua legata alla partita di venerdì di Coppa Italia. Quindi l'obbligo è di ritornare alla vittoria in trasferta a distanza dell'ultima volta, che era il 3 dicembre, quello di Forlì. Ma non sarà semplice, perché ormai sono tutte agguerritissime. Vedi, Treviso sembrava imbattibile, ha perso a Verona. Battuta da Udine. Quindi ogni partita veramente fa storia, a parte le ultime tre che mi sembrano ormai nettamente staccate, cioè Bergamo, Zinuovi e Roseto, per le altre ogni partita è dura. Qui loro sono una buona squadra, non a caso ci hanno battuto l'andata, hanno due superamericani, Esbrook e Marquis Green, intorno gli italiani giocano per loro, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto a limitare i due americani, perché sono sicuramente l'asse importante della squadra, però noi stiamo bene e credo che la squadra sia molto concentrata. Assenti solo Benevelli e Pinton. Pinton dovrebbe essere comunque a disposizione, ma non giocherà. Benevelli ha fatto tutto il pregame, sessioni di tiro, quindi vuol dire che anche per lui i tempi si stanno accelerando, ma non è ancora pronto per essere inserito nel roster. Buona partita, ci sentiremo alla fine come al solito e forza Udin. Ale Udin, ovviamente tutti insieme qua a soffrire come sempre, perché tutti si divertono, io soffro come una bestia, ma speriamo sia una grande serata di basket e poi verso le 10:30 parliamo di venerdì. Ciao ragazzi. Grazie ragazzi, la linea allo studio, appuntamento alle 20:30 in diretta su Udinews TV. Grazie a Max Fontanini, grazie ovviamente anche al GM Davide Michelis. Non ha voluto parlare della Coppa Italia, allora ci facciamo spiegare tutto nel prossimo servizio da Lorenzo Pausa. Nella tipica settimana che vede la GSA in scena all'Ubi Sports Center di Iesi, l'impegno della Coppa Italia affascina la squadra di coach Lino Lardo. Sarà per la formula con gare secche da dentro fuori, sarà che incontrare avversari del girone opposto suona come un antipasto di playoff, ma gli stimoli per andare più avanti possibile in questa avventura certo non mancano. Del resto il pass per la kermesse marchigiana è cosa per poche elette, ovvero quelle 8 squadre che al giro di boa del campionato in corso si trovavano tra le prime 4 nei gironi est e ovest. E a fine andata Udine era terza, grazie a un filotto di 5 vittorie tra la terza e la settima giornata e gli importanti successi natalizi su Montegranaro e Trieste nel super derby di fine anno. Lo stop di Imola in apertura di 2018 invece non impedì alle immediate inseguitrici il sorpasso in extremis. Venerdì pomeriggio il percorso in Coppa Italia della GSA partirà così contro l'Eurotrend Biella, seconda nel gruppo ovest con un andamento molto simile a quello dei bianconeri. Superare i piemontesi potrebbe significare derby con Trieste in semifinale, in caso di vittoria dei giuliani su Tortona. Mentre l'altra parte del tabellone riserverà le sfide Casale Monferrato Ravenna e Fortitudo Trapani. Chi perde torna a casa, chi vince va avanti, fino alla finalissima che domenica alle ore 20 decreterà la squadra campione d'Italia della seconda serie nazionale.
Questo dunque è tutto il quadro della trasferta di Iesi. Vi rimandiamo allora all'appuntamento a più tardi con UD News, con la diretta proprio della sfida tra Iesi e la Apu GSA. È tutto anche per la pagina sportiva di questa sera. Grazie Maurizio, ricordiamo che dopo la diretta andrà in onda ai grandi del calcio dedicato a Dino Zoff nel giorno del suo compleanno. Grazie Nicolangeli. Grazie Giorgia. E a voi per averci seguito, buona serata.